Allora ragazzi, si continua col giusto giusto. Oh mio Dio, che sta succedendo? Questo qui sta. Vabbè, comunque, dettagli. Si continua col nostro Just Cause. Qui. Non ne ho idea. Qua continua a vibrare. Ecco, devo mettere nel nome. Io l'altra volta stavo mettendo qua. Capito. Anche qui possiamo avanzare. Container merce. Aspetta un attimo. Qui giù? No, no, qua giù abbiamo fatto. Piano piano avanziamo in tutta la mappa, però poco a poco. Poco a poco. Ok. Qui c'è un'altra missione di sergente. Addestramento, distruzione radar. Non lo so, non lo so. Perché sembrano missioni, ma non lo sono. Comunque sono contento che vi stia piacendo, ragazzi. È molto bello, è molto bello. Qua c'è una missione. Questa mi stuzzica. Ok, ragazzi, io vado a fare la missione. C'è un pochino di strada da fare. Ci becchiamo appena arrivo. Sei vicino all'Accademia Caccia, uno dei campi d'addestramento della Mano Nera. Nonché sede di uno dei nuovi programmi di lavaggio del cervello per poveri della Mano Nera. Ti faccio sapere quando sono in zona. Pensavo di esserci già arrivato. Ma culo, magari. Pensavo di esserci già arrivato in realtà, però siamo vicini a quanto parlo. Sì, mi voglio sparare queste missioni perché sono pur sempre missioni, anche se sono di conquista, sono missioni. Quindi ce le facciamo come se fosse la storia principale e via, anche perché la mappa la voglio completare tutta. Ora sono a fissa. Dipende da quanto è difficile, lo platinerò dopo aver completato la trama principale. Forse lo farò in live, non lo so. Ok, sono arrivato. Accademia Caccia, suppongo. Easy. Allora, ho identificato i centri di rieducazione sui progetti. Carico le coordinate. È il momento di liberare i prigionieri. Invio un'unità di evacuazione fuori dalla struttura. Tira fuori più prigionieri che puoi. Ricevuto. Ok, ora di fare casino. Showtime! Bene. Comando, c'è un intruso nella zona. Mica sono manco arrivato. Via. Contatto nemico. Attaccare a volontà. Oh shit, ok. Showtime, ho detto showtime. Mica stanno facendo saltarinare da soli. Cosa sta succedendo? Oh merda. Mi chiedevo uno a fianco con lanciarazzi. Cazzo. Cazzo di stronze, dov'è? Dov'è finito? Era qui! Quel mattacchione. Là, guardalo! Pezzo di merda! Dammi il tuo lanciarazzi. È ora di far saltare qualcosa. Mica. Ci provare? Ma quella schifezza, no? Non so che diavolo. Ok. Allora. Ok, tengo così perché va meglio, va meglio. Io in teoria dovrei già aprire qua. E lo facciamo. Oh no, poi c'è la solita. Mi sa che sono tutti uguali, cazzo. Guardate, gli rilancia le armi e via. Bacino sul crappino e si continua. Li devo scortare alla fine. Pensavo fosse qualcosa di molto più cazzuto. Le cose che ci hanno fatto. Fateci uscire da qui, per carità. Siete tre stronzi, cosa vuoi che vi faccio? Spara a chiunque cerchi di fermarti. Cioè, se uno di morire lancia la granata. Aspetta. Figlio di una merda. No, questo è mio. Fuori, fuori da qui. Mi devo salvare tutti. Ma cosa succede? È impazzito l'elicottero? Il sistema terra-aria è pronto. Vi riceviamo, il nemico è in elicottero. Lì mi si vede il rosso, non so perché. Ok, devo scortare. Li devo scortare.
sentite? Rico che canta la... la cavalcata delle valchirie. Antichia. Rilevata unità aerea nemica. Armi pronte. Ok, devo stare attento che qua, penso che ci hanno... ecco fatto i razzi. Oh shit! Olè. Il bersaglio è in elicottero. Ricevuto, il nemico è sull'elicottero. Ma dove cazzo è? Rilevata unità aerea nemica. Armi pronte. Dai, stronzi. Guarda qua. Olè. Olè. Il bastardo da cazzo era qua sotto. Muoversi. Il sistema terra aria è pronto. Sì, sì, è proprio pronto il sistema terra aria. Faccio in tempo a finire le munizioni e vi ho distrutto tutta la base. Cazzo state dicendo? Dov'è che li aspettavano? Andate, andate, vi copro io. Ti è. Quanto cazzo è figo. Ok, credo siano... adesso ci pensiamo noi, Rico. Ok. Ora andiamo a quello sub. Rilevata unità aerea. Ober. Ciao, bello. Che più... Madonna, stanno passando jet. Sì, un ragazzo fra di voi mi ha scritto che tecnicamente quando prendo la loro arma posso usare tipo una sorta di scudo, si crea. Mi dimentico di crearlo. È ora di andarsene. Grazie, grazie mille. Forza, andiamocene da qui. Non avete armi, niente. Ma che cazzo di prigione è poi, cioè? Vamos. Arma letale. Prego signori, la strada è tutta vostra. Non so perché quella lì continua a rallentare. Non so perché è una tipa anziché un tipo. Io penso che sia una tipa. C'ho la sensazione. Dai stronzi. Più lenti, oh tranquilli, più lenti, oh tanto. Sceso Maria. No, forse sargento, è un tipo. Pronti all'evacuazione. Ok, perfetto. Attenzione, ora. Il bersaglio è in elicottero. Andiamo qua, che è l'ultima ricevuto, zona. Il nemico è sull'elicottero. Di rilevata unità aerea nemica. Armi pronte. Ah. Fuggono come formiche. Hanno paura. Stolti. Ok, via. Ingaggiami sta minchia. Vai. Vamos signore. Ah, grazie. Non ci posso credere. Io ho il veicolo, voi no. Ci crederai più tardi. Ora combatti e fuggi. Ma cosa fa? Enjoy your fun. Attenzione, il bersaglio è in elicottero. Ok. Ricevuto, il nemico. Fortuna che ho tanta vita, aerea nemica. Bastardo! Ho beccato l'aereo. Ok, via. Andate, pargoli. Non so cosa diavolo è successo lì, ma è esploso a random. Ma quel tubo si può rompere? No. No. Se non è rosso non si può rompere. Dai, pargoli miei! Accompagno io. Enrico continua a cantare. Probabilmente sapete perché io ho messo la musica a zero. Proprio perché voglio evitare rotture dei coglioni.
Sono quasi certo che ci sia la cavalcata delle Valchirie in sottofondo, ma potrei sbagliarmi. Ma si sa mai. Scusa, ma dove è passata il casello lì? Ehi, comando, è su un elicottero. Vi riceviamo, il nemico è in elicottero. Quello era l'ultimo. Fuck yeah. Hai restituito una vita a quei prigionieri, Rico. Tutta Solis conoscerà la tua impresa. Ottimo lavoro a tutti. Allora, ragazzi, si continua con Just Cause. Cristo, ho dovuto praticamente bloccare il let's play perché era arrivato Pinolone a casa a rompermi i coglioni con le strenze. Comunque, continuiamo. In teoria, qui ci saranno altre truppe. Dobbiamo avanzare. Avanzare. È troppo divertente avanzare, cazzo. Guarda qui. Qui c'è un'altra roba. Qui è una fabbrica da hackerare. Qua vicino c'è qualcos'altro, però. Dobbiamo stare una prezione nelle battaglie di recupero di sicurezza prima che mandi. Ah, ok. Questa è vicina, ci sta. Ci vediamo fra poco, ragazzi. In quella regione troverai un laboratorio segreto chiamato Zona 3. È una struttura che studia il vento e le correnti. Interessante. C'è qualcosa di utile per noi? I miei informatori dicono che c'è un dispositivo, il nido del vento. Potremmo ricavare dati preziosi dall'elaboratore centrale che controlla la macchina. Dov'è qua? Cazzo, elicotterino! Cazzo, ma quello è un ciclone! Guardate, non l'avevo manco visto! Pensavo fosse un bug. Che figata! No, devo dire che il motore di gioco l'hanno migliorato di molto. Perché, ragazzi, sto giocando su PlayStation 4 e non sta dando problemi di lag, cioè comunque di performance. Non è, che io a occhio non mi sembra ci siano problemi di performance. Perché sul Just Cause 3 sul 3, minchia, se ce n'erano dei problemi cazzo di performance, c'erano un botto. Che diavolo dovrei fare qua? Indaga sul nido del vento. Ho trovato un laboratorio costruito intorno a un dispositivo circolare. Pompa un sacco d'aria. Deve essere il nido del vento. Riesce a raggiungere l'elaboratore centrale? Prima devo spegnere quel flusso d'aria. È collegato a generatori o interruttori? Tipo questo devo distruggere. Oh, questo interruttore intendeva. Dove è andato? Ho spento l'interruttore. Ce ne saranno altri. Quel nido del vento avrà bisogno di un sacco di corrente. Vediamo dove sono. Fuck! Io lo so che quell'arma di merda, tocca disattivarla in altro modo. Là, guarda, figli di puttana, là. Che cazzo sono? Cazzo che sia qua? Sì che è qua! Allora. Ok. Oh, scusate il rotino. Vediamo. Concentrati! Però adesso mi ha aperto un passaggio, no? Peccato! Sembra che si sia fermato. Easy è pronta ad aiutarti con l'elaboratore centrale. Vai lì. Lì dove? Rico, prima che tu. Ciuccia. Cosa? Collegalo al trasmettitore che ho segnato, presto. Sto arrivando. La mano nera usa drive refrigerati come misura di sicurezza. Diventano inutilizzabili quando si scaldano.
Raggiungi quel trasmettitore perché possa recuperare i dati. Ah, oh cazzo. Aiuto. No, non posso entrare da qua. Ma scusa, sembra aperto qui. Nessun altro contatto. Unità, porca troia. Dai, che due coglioni, muoviti. Sembrava ci fosse un buco. Appena in tempo, dai, 20 secondi. È collegato, Easy. Bene, mi metto al lavoro. E io a tutte fare? Le unità, accesso non autorizzato al trasmettitore del padiglione di ricerca. Fermate gli intrusi a tutti i costi. Oops. Proteggi quel trasmettitore. Da chi? Guarda le scale, vero? Sì, le scale. Roger, intruso in zona. Tutte le unità all'attacco. Mettiti in mezzo, ritardata. vaffanculo, me ne frega niente. Oh merda. Stanno sparando. Cavolo! Da dove? Sono razzi. Rilevo un elicottero. Occhi aperti. Pure. Si rileva pure un elicottero. Mi spiegate come diavolo faccio a vederli? Sono le piante pure. Palle! Che rottura di coglione. Ma dov'è l'elicottero? Vedi che qua è aperto, c'è un buco. Granata! Bella lì. Ho finito i colpi, perfetto. Addio. Sì, ma... Porca troia. Figlio della merda. Scendi nel... dal volo. Al volo ne devi scendere. Cazzo che casino. Cioè, io non ho parole. Sì, ha fatto tutto lui. Ha fatto tutto lui. Boh, no, non l'ho neanche sparato. E cadi, stronzo. No, roba da matti. Ma... balla! Dove è questa cazzo di arma? Dove cazzo è l'altro? Guardate che bordello, si capisce un cazzo, però vabbè. Pure torretto, cazzo! Ho perso la connessione, c'ero quasi. Orbi. Rico, la mano nera ha piazzato dei jammer radio. Ti segno le posizioni. Adesso vedi, cazzo. Esci da sto cazzo di elicottero. Adesso esci. Troia, vai via. Dove sono i jammer radio? Adesso ci sono. E uno. Ops. Questa è l'ultima posizione nota del nemico. Mi spiace. Vado per il tuo. Comando, è su un elicottero. E cazzo. Ricevuto, il nemico è sull'elicottero. Buttami giù, Cirici, stronzo. Nessun altro attacco nemico. Occhi aperti per nuovo contatto. Connessione recuperata. Grande. Ok, tieni attivo il trasmettitore ancora per un po'. Ma guarda la vita! Nemico nell'area operativa. Non so nemmeno chi cazzo sta colpendo. Non vedo un cazzo. Vabbè, allora, perché te l'ho cercato.
prima la vita o il download? Cazzo, finite i missili. Cristo. Pezzo di merda, guarda gli stronzi. Ho i dati. Facile. Facile, proprio. Dio mio, Rico, ci sono petabyte di dati qui. Dai i dati a Mir. Se tutto va bene, ci aiuteranno a fermare Yapa. Vale. Abbiamo altre due robe. Altre due stronzi per avanzare. Due stronzi, poi due squadre. Sì, che possono passare da qui. Bene. In realtà anche qui. Allora, io credo che questa sia una missione principale, perché non voglio farvi vedere solo conquiste, nonostante siano divertenti, ma voglio capire se queste sono missioni principali. Sì, ok. Ehi, Rico. Senti, Cesar non passa molto tempo con l'agente, almeno non più. Questo è l'agente segreto. Sì, questo è Rico. Mira dice che hai qualcosa per me. Prove. Prove che il tempo meteorologico di Solis è artificiale. Vieni dietro, c'è... Chi l'ha messo là? Un momento e ci sono. Ah, questo lo stavo cercando. Ok, ecco, collego questo e... Ok, questo. Ricorda, Cesar, di soltanto quello che ci siamo detti. Sì, ok. Il tornado su Nueva Vos, la capitale, 10 anni fa. Mina Vendaval, mesi dopo. Il mio aereo. Tutto distrutto dai tornado. Tornado controllati... dai rettiliani. Oh merda, Cesar. O dai nordici, di sicuro posso escludere i grigi. Non rapiscono. Mira, Cesar. Aspetta. Guarda qui. Ci fosse una luce, eh? Cazzo. Compare dal nulla e un tornado gli si forma intorno. L'hai già visto? Mandalo ancora. L'hai visto anche tu, vero? Continua. Io l'ho visto qui e qui. Qui è vicino a Iapa e qui c'è zona 3. È roba aliena. È una stazione di ricerca meteorologica. Sia Iapa che zona 3 le finanzia... Oscar Espinosa. L'uomo dietro le quinte. Ammesso che sia un uomo. Diciamo che è un uomo, eh? Il nucleo di questo UFO ci consentirà di violare la rete Iapa? Se ci arriviamo, sì. Impossibile. È dentro un tornado. E se mi tuffassi dentro? Tuffarti dentro? Nell'occhio di un tornado? Beh, come possiamo farlo? Io direi di iniziare da qui. Dalle birre? Rivediamo tutto un'altra volta, ok? Ok. Catturiamo e potenziamo un tornado. Per farlo... ci servono i cannoni a vento del laboratorio alieno per mandarlo sulla capitale. Per sapere dove mettere i cannoni... userò le attrezzature radar di Ojo della Pradera. Seguiremo e tracceremo il tornado. Io guido lo Storm Chaser. E per costruirlo... Sì, dobbiamo prendere l'attrezzatura di tracciamento meteo aliena dal laboratorio alieno. Cesar! Da zona 3. A Prisa Automobile. E al momento giusto,
L'esercito ferma i cannoni a difesa di Mina Vendaval. Così il tornado può andare verso Nueva Vos. Che l'esercito farà evacuare. Posizioniamo dei cannoni a vento intorno a Torre Espinosa. E rinforziamo il tornado quanto è necessario. Poi salto dentro fino all'UFO di Cesar e faccio qualcosa. Che l'hanno imbruttito, Rodriguez. Che ve ne pare? È una follia. Ed è per questo che funzionerà. Adesso Rodriguez assomiglia più a un immigrato, un po' per... Non so se questo gioco è pro-immigrazione. Segnato d'emergenza, che due coglioni. Vedete, cioè, le missioni sono bloccate perché devo ancora sbloccare tutta la mappa. Cristo. Non è difficile, però... Un po' mi scassa il cogone, se lo devo ammettere. Quindi devo alternare un pochettino, che poi questa... cioè, io pensavo si attivasse una missione, invece no, abbiamo visto semplicemente dei filmati. Vedete, qua è bloccato. Sento aerei di passaggio ed elicotteri. L'hai detto tu, Rico. Colpiamo Espinosa dove fa male, al portafoglio. La Brisa è la sua fabbrica di auto per i solinos che non possono permettersi le importazioni. Entro nella fabbrica Brisa Automobile. La fabbrica è tutta automatizzata. Senza computer non si può costruire nulla. Easy ha trovato un modo per... Fai fare a me. Sovraccarichiamo la rete elettrica, friggiamo i sistemi e rendiamo la fabbrica inutile. Come sovraccarico la rete? La fabbrica è stata ampliata una decina di volte. Se alimenti tutti i circuiti insieme, la rete va in corto. Quando il sistema si riavvia, lo disattivo. La rete elettrica è accessibile da 3 diversi banchi di ispezione. Ok, prima di schiantarci. Gli edifici sono sigillati. Uno scanner o roba del genere. Probabilmente si apre solo per la classe di veicoli autorizzata al test. La console dovrebbe dirti quale veicolo sta cercando. Questo sta cercando una Prisa Sol. Trova una bandiera sportiva. Quale di questi è una sportiva Sol 21? Questa è una sportiva. Ah, la Sol 21. Yes. Che favola. Yes, era questa. Era la più... quella più puntata alla finestra. Me lo immaginavo che era questa. Dovrò dare il brivido di sfondarla con la finestra. Ok. Devo prendere la... Porca merda! Distrutto tutta la macchina. Mi è già rotta, cazzo. Ma sei serio? Guardala! Oddio, ci arriverò in tempo? Ma guarda, non dico un cazzo. Che ho preso la strada principale per evitare problemi. Minchia se qua, ragazzi. Ha funzionato. Ogni interruttore convoglia l'energia a diverse aree della fabbrica. Devi alimentare tutte le sezioni. Ma tutte assieme? Mi arrangerò. Poi gradi delle spiegazioni del tipo com'è possibile che... Com'è possibile che una casa che produce macchine... cioè, abbia una cassa di armi. Ok. Era uno sparo. Oddio, cos'è un... Ok, è un coso, esatto. Supporto aggiuntivo in arrivo. Un enigma. Stanno cercando. Non sono io! Ah! Questo sta cercando una Assault 3. Oh shit! Fuori? Faccio vedere io. Rilevata unità aerea nemica. Armi pronte. Ah! Ah!
cazzo di merda, che cazzo che mi sta puntando? Madonna! Lì l'ho rischiata, eh? Com'è che si chiama? Sono tutti uguali, quindi mi sa che non posso sbagliare. Ricerca nemico. Ci sarà da divertirsi. Minchia. Con la mia guida. Corrono tutto un botto. Questa gira poco, però, eh. Non ha un bello sterzo, cazzo. Decolla. La macchina di Batman è questa. Merda! Best pilota ever. Mica il fatto che la devo portare in salute. Prima ho provato a portarla per esplodere. Ma ha funzionato! Aiuto! Ah sì! Ma scusa, devo portare quella dentro. Sì. Mi sgranchisco. Ci siamo. Mi sgranchisco il cazzo. Stiamo inviando un'altra squadra sul posto. Ma posso prendere altri razzi volendo? Non ce n'è altro, quindi no. Oh merda. Guarda! Abbiamo di Roger, intruso in zona. Tutti la presa. Questo edificio sta testando la vivesa. Una moto. Devo trovarne una. No. Tipo questa? Mi piace. Andiamocene. Mi ricordo che nel primissimo. Minchia, bello, ecco il problema. Allora, questo. Ok. Dalla moto ci cadi. Ecco il problema. Merda! Ma che è successo? Adesso voi mi spiegate cosa è successo. Ma dovete spiegare. Cazzo, dai! Catroia, oh. Poi c'è poca. Cioè, va benissimo così, va benissimo. Caga! Scimpra! No, che sono i barili. Ok. Ci sono. Qualcosa non. Il sistema non è attivo, ma io sono chiuso dentro. Merda. Cerca i pannelli del circuito sulle pareti intorno a te. E li riempio di piombo. Va bene. Hardware. Altre unità della mano nera sono in arrivo. Catroia. Sono fuori. Ora che si fa? Collegati a questa console. Al resto penso io. Cosa che devi pensare? Cosa sono indigeni? Perché ti sei spostato? Ok, riavviati nel sistema. No, non è vero. Volare. Oh! Yeah! Sei dentro, Easy. Il sistema è mi stanno facendo foto? Restate vicini. Delle unità della mano nera stanno arrivando verso di te, Rico. Stai attento. Difendi il posto, non lo dici. No, questo non me l'ho preso. Ciucciamelo. Catroi. No, remoto no. C'è un cecchino. Where is the cecchino? Che cazzo è davvero? Oh, Gesù. Come procede, Easy? Ma cosa? È finito. Tu resta in zona. E zitto. Ma tu sei serio? Ha dato. Merda, ho sbagliato il tasto. Io ho preso un cerchio, ha dato un colpo. C'è un barile qua dentro, l'ho preso in pieno. È fenomenale sto gioco. Ma arriva qua, mo. Qua non mi becca il cecchino. Easy. Altri 10 secondi. Qui. Dai, muoviti, culona! Ecco, oh. Il sistema è criptato.
Nessuno userà più questa fabbrica senza il mio permesso. Ora mando il via libera al QG della Mano Nera. Ottimo lavoro, Izzy. Ora vado a farmi un giro con uno di questi. Tutte le unità della Mano Nera state in attesa. Ma quanto siamo troppo pro.